Nello storico castello Marcantonio di Cepagatti è andata in scena un'altra bella tappa del campionato italiano della cucina per casalinga. A presiedere la giuria il primo cittadino, Sirena Rapattoni, per la prima volta e senz'altro motivo di orgoglio da parte di tutta la macchina organizzativa. Ma lei, sindaco, che gara ha seguito? Io ho seguito una gara speciale questa sera. In che senso? Una gara speciale perché fatta da belle persone, persone che amano il loro territorio, altrimenti non avrebbero potuto offrire delle performance di questo tipo. È una gara fatta di cibi genuini, di frutti della nostra terra, in un contesto favoloso che ha esaltato ancora i sapori, e parlo da cepagattese pura, amo questo luogo. E questa sera ha avuto anche un riconoscimento, un'esaltazione, e ha saputo offrire comunque qualcosa anche il castello a questi cibi e a queste persone. Senz'altro, la nostra intervista andrà in onda ormai a risultati acquisiti, però in questo momento ci possiamo anche sbilanciare in una considerazione più approfondita tra primi, secondi e dolci. Cosa l'ha sorpresa? Cosa l'ha colpita? Mi ha colpito molto la presentazione dei primi, soprattutto dei primi, e in modo particolare qualcuno, però adesso non voglio anticipare, qualcuno che ha coniugato sia la presentazione, perché un cibo si gusta anche con gli occhi e quindi anche questo senso della vista va molto stimolato, e poi un prodotto particolare ottimo, speciale, che secondo me ha contribuito a rendere un ottimo risultato. In manifestazioni come questa cosa fa la differenza? Una buona tecnica di base, la fantasia, l'utilizzo di ingredienti freschi e genuini, cosa? Io penso che tutte e tre le cose coniugate bene insieme possano rendere il massimo. Certo, prodotti genuini fanno la differenza. La creatività e l'arte proprio della cucina, possedere i canoni base della cucina, penso che sia... E questo ce l'ha insegnato la nostra tradizione, cioè l'hanno insegnato le mamme, l'hanno insegnato le nonne, e le signore, i signori che sono qui stasera stanno a dimostrare proprio questo, perché hanno saputo riprendere ciò che di buono aveva la nostra tradizione. A volte l'hanno anche rivisitata in modo nuovo, in modo creativo, però di fondo c'è la sostanza delle cose nostre di una volta. Nella nostra cucina tanti piatti che raccontano alla perfezione la storia del nostro territorio, ma ce n'è uno secondo lei che meglio di ogni altro rappresenta l'emblema della terra, della regione in cui viviamo? Pane e olio, io li considero i cibi della storia. Quando Brodel scriveva i suoi libri di storia parlava di fatti di lunga durata, ecco, il pane, l'olio sono i fatti di lunga durata che hanno portato lungo il tempo nella storia le nostre radici. Sindaco, una cucina che ci viene invidiata da più parti, ma secondo lei, proprio guardandoci negli occhi, c'è qualcosa che manca alla cucina abruzzese? Non mi viene in mente niente, penso che sia completa, penso che sia veramente, sì, non mi viene in mente che possa mancare qualcosa. Quindi dovremo insisterci di più. Insistere di più e offrire quello che veramente abbiamo e poi sappiamo fare. L'enogastronomia abruzzese merita anche di più di quello che sta avendo, e già è un bel po', insomma. Due paroline anche sui vini firmati Marramiero, una delle eccellenze. Ottima del nostro... Ottima degustazione questa sera anche di vini, veramente eccellenti. Ho apprezzato molto il primo rosso, poi il rosato e non ultimo quel bianco che è piaciuto molto. Insomma, oggi lei è riuscita un po' a rilassarsi, sì, staccandosi dalle fatiche amministrative. Ho fatto tutta un'altra cosa stasera e questo mi ha alleggerito la mente. Di questo vi ringrazio. Donato Fioriti in giuria al campionato italiano della cucina per casalinghe qui all'interno del castello Marcantonio di Cepagatti. Che gara è stata? Una bella gara che ha permesso di scoprire i nostri antichi sapori in modo semplice ma con grande qualità, quindi è stata veramente una sorpresa. Tra l'altro erano tutti piatti in tema tra di loro e con l'ambiente in cui ci troviamo, quindi possiamo dire che c'era una simbiosi eccezionale.
Un giudizio quindi positivo da parte di un rappresentante della categoria dei giornalisti enogastronomi, perché bisogna far sapere che finalmente esiste questa categoria di giornalisti. Sì, è una categoria che in Abruzzo non esisteva fino a alcuni anni fa e adesso possiamo dire che l'Abruzzo guida le tre regioni, Lazio, Abruzzo e Molise, ed è nella direzione nazionale dei giornalisti dell'agroalimentare. Credo veramente che tu abbia fatto in modo semplice una cosa grandissima, e la testimonianza sono i piatti. Piatti all'apparenza semplice, rivisitati nella forma e nella presentazione, ma con un retrogusto antico, veramente eccezionale. Insomma, questa sera ci siamo divertiti. Bellissima serata, poi tra l'altro ci siamo divertiti anche col complesso musicale, con il Zurbazò, che sono stati veramente eccezionali, sono scatenati nelle danze, quindi anche in maniera scomposta, ma c'è anche questo, perché tutto rientrava, anche loro, in un tema unico. Complimenti veramente. Con il commander Ennio Barbarossa veniamo a commentare questa tappa del campionato italiano della cucina per casalinghe all'interno di una struttura semplicemente fantastica come il Castello Marcantonio di Cepagatti. Com'è andata? Benissimo, intanto la location, questa struttura è favolosa, non la conoscevo, cioè vedevo questo palazzo da fuori, non sapevo che di queste meraviglie all'interno. La serata è andata benissimo. Complimenti a te che porta avanti sempre delle idee favolose. I piatti erano i piatti, diciamo, chiamiamoli quelli di una volta, perché adesso sono diventati tutti dei Picasso, fanno dei piatti. Io preferisco questi, quelli che stanno facendo adesso i grandi chef, non li apprezzo molto. Ecco. Delle volte capita di andare a mangiare al ristorante, non sai se hai mangiato carne o se hai mangiato pesce. Una volta in un ristorante famoso mi ricordo di aver mangiato un uovo, la cosa che è rimasta più impressa. Quindi questi sono i piatti che rimangono impressi, sono i piatti che mangiavamo quando eravamo ragazzi, io ho qualche anno in più, e rispolverati bene. Mi auguro che queste signore che gareggiano le insegnino a fare anche le figlie, perché poi questo ricambio è un problema. E io condivido il concetto. Io volevo ricordarli questi piatti: da fuie e patate, il brodo delle feste, fogli e fagioli, il tondino del tavolo alla pignata, la polenta abruzzese, il timballo in bianco con asparagi e verdure, il baccalà e patate con pizza di randigne, pallotto e cacio e ovo, baccalà e peperoni e le nevole. Di questi 10 piatti ce n'è sinceramente qualcuno che l'ha sorpresa in modo particolare? Beh, sono stati tutti piatti particolari. Il brodo meritava, il brodo delle feste meritava, un piatto particolare, molto delicato, il brodo di gallina fa sempre un brodo eccezionale, pure i componenti che c'erano all'interno, molto buono. E era molto buono baccalà e patate, fatto in un certo modo, molto, erano tutti buoni, non vorrei cosa, ma di quelle, molto buono anche il timballo, molto delicato, con fatto in un certo modo, fatto molto bene. Insomma, tutti poi promossi. Poi ci sono stati i filoni, il filone dei fagioli e il filone del baccalà questa sera, che non è male, perché insomma, diverso, fatto in modo diverso, però diciamo tutti altrettanto saporiti uno dall'altro, molto 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 importante il sapore. Cosa possono insegnare secondo lei queste casalinghe, questi casalinghi, perché ci sono anche degli uomini in gara, ai più blasonati chef della ristorazione abruzzese e italiana? Beh, possono insegnare la tradizione. La tradizione è la base, e quindi io mi auguro che qualcuno pensa ad aprire dei ristoranti che fanno questo tipo di piatti, perché io ci andrei volentieri a mangiare delle verdure particolari, a mangiare questo tipo di fagioli fatti in un certo modo, i ceci. Mi auguro che se apro un ristorante di questo tipo io sarò un cliente. Ma con questi piatti come sono andati, come ci sono stati i vini Marramiero? Beh, Marramiero non lo... Marramiero lo conoscono tutti, è una grande cantina, fa dei vini molto molto importanti, e quindi tutti abbinati con i piatti giusti. Forse se c'è stata una cosa che non ha funzionato bene è la scaletta dei piatti, perché il vino bianco doveva partire col vino bianco, col piatto abbinato al vino bianco, poi al rosato e poi al vino rosso, e invece siamo partiti subito col rosso, insomma
Siamo partiti subito in quarta. L'unica pecca, diciamo, di tutta la cosa, ma non lo diremo al metro. Comunque sia, lei questa sera si è divertito, almeno così mi pare di capire. Io mi sono divertito, hai portato pure della musica della tradizione. Zumbarzone, non li conoscevo, comunque fanno parte della tradizione pure loro. E ti rinnovo i complimenti perché tu sei la tradizione, perché stavo dicendo prima a tavola che Paolo, se uno ha un problema, lo risolve, quindi tu sei la salvezza di parecchia gente che deve risolvere qualche problema di qualsiasi tipo. Prenderemo il caffè insieme più tardi, grazie. grazie a voi. Potrebbe essere una serata dannunziana quella che abbiamo vissuto all'interno del castello Marcantonio di Cepagatti, lo chiediamo alla regista Franca Minucci. Sì, potrebbe essere sicuramente, perché sicuramente è una serata dedicata anche alla bellezza. Siamo in un luogo particolarmente bello, ameno, dove si respira un'atmosfera, insomma, che sa di storia, che sa di tradizioni, che sa di cultura, e quindi credo che possa essere un luogo dannunziano questo. I cibi sono stati straordinariamente buoni, perché sono sempre più, come forse è stato già detto, ma mi voglio ripetere, ed è anche una sollecitazione per chi sta a casa, anche per poter capire meglio qual è lo spirito di questa manifestazione, che è quello del recupero dei nostri sapori, dei nostri, diciamo, prodotti. Credo che in questa manifestazione, proprio legandosi alle casalinghe, che sono le figure che più di ogni altro potrebbe e fa questo, diciamo, questa operazione, no? Quella di valutare, di vedere, di ricordare e di in qualche modo tramandare e trascrivere queste tradizioni. Ecco, questo è una peculiarità di questa manifestazione, quindi in particolare il fatto che questi cibi erano tutti legati al territorio, legati alla nostra tradizione, è veramente, come si usa dire, insomma, a chilometro zero, ma questo è il minimo, ecco. E sono dei cibi prevalentemente anche, per esempio, invernali, quindi legati anche alla stagionalità, perché sono tutti prodotti della nostra terra di questo periodo, quindi siamo di fronte ad una sempre più raffinata formulazione della nostra cultura, diciamo, gastronomica. Per il resto, quali sono stati i piatti che l'hanno colpita, l'hanno segnata? Quei piatti che ricorderà? Sì, a me ha colpito particolarmente una zuppa di fagioli bianchi di tondini, appunto, come sapete, tondino del Tavo, sì, insieme alla zucca gialla. Era una fusione di sapori, di profumi, di colori anche, di sfumature particolarmente inebrianti proprio. Credo che tutta la giuria sia rimasta, non soltanto per come era stato presentato dentro una piccola rosetta di pane, no, dove in qualche modo si scavava e si mangiava anche pane, quindi veramente un pasto particolarmente interessante, oltre che molto buono. E in questo caso stiamo parlando di un'eccellenza della nostra terra, che è proprio il tondino della Valle di Tavo. E quindi, insomma, credo che questo cibo, questa sera, questo piatto avrà la giusta posizione, mi auguro. Ma in queste gare, secondo lei, partono favoriti i primi o i secondi? Guardi, non è detto. Io prima lo pensavo inizialmente che potesse avere questa... così, insomma, ci potesse essere una prevalenza, no, dei primi. Noi siamo un pochino più legati come tradizione, un pochino anche agropastorale, proprio, quindi contadina, no, tra virgolette povera. Noi siamo una cultura dove è un mondo dove, per esempio, il dolce ha già, soprattutto quello al cucchiaio, che è quello più raffinato, no, ha già un posto non così importante. Noi abbiamo dei dolci che sono dei dolci un po' lievitati, che sono dei dolci pane per certi versi, che devono saziare, insomma, ecco, abbiamo tutta una cultura e una tradizione intorno a questo tipo di dolce. Quindi pensavo, e ho sempre pensato, che proprio in base a questo la nostra potesse privilegiare il primo. Questo non è vero, perché ci sono dei secondi che coniugano bene, ripeto, i prodotti della nostra terra, per esempio con le verdure, con, diciamo, quelle erbe e quei profumi che sono anche questi un grande patrimonio del nostro territorio.
Una serata all'insegna delle tradizioni, delle peculiarità del territorio qui a Cepagati all'interno del Castello Marcantonio, con 10 piatti in gara e aziende tipiche del comprensorio come i vini Marramiero di Rosciano e poi i dolci Idac, la pasta alla Mugnaia, l'olio De Massis di Elice, davvero tante belle realtà del nostro comprensorio. Ma l'assessore Camillo Sborgia, decano degli amministratori abruzzesi, che è stato presente in giuria, che serata ha trascorso? Ma è una serata molto interessante, bellissima, soprattutto io sono contento di esserci questa sera qui per un motivo importante, perché abbiamo valorizzato i prodotti del nostro territorio. Io penso sempre che si può entrare in Europa, si può essere presenti all'Europa, alle varie nazioni, ma fermo restando le nostre radici non si possono perdere. Io penso che bisogna entrare attraverso la consapevolezza che i nostri prodotti sono prodotti che appartengono al nostro territorio. E poi voglio dire una cosa molto, come si dice, peculiare. Io sono presidente di una Università della Saggietà che oramai stiamo al 10° anno, e quest'anno non a caso abbiamo messo al centro dell'attenzione dell'università le proteine vegetali e abbiamo scelto in maniera particolare una pietanza che era presente questa sera, i fagioli, i tondini di Cappelle, i tondini del Tavo, perché rappresentano un alimento che è completo, nel senso oggi si fa un gran parlare degli alimenti, delle proteine vegetali, si parla e si sparla di alimenti che vengono da altre nazioni, mentre noi abbiamo nel territorio un alimento principe che sono i fagioli. Dobbiamo valorizzare questo alimento, dobbiamo fare in maniera tale che rappresenti sempre di più un piatto forte all'interno dei nostri locali, ristoranti e così via. Quindi io ritengo che questa iniziativa di questa sera va proprio in quel senso. Abbiamo dei prodotti eccezionali come l'olio, il vino e altri prodotti che devono essere valorizzati, e soprattutto il Castello Marcantonio, che è una chicca all'interno della regione Abruzzo. Quindi casalinghe e casalinghi oggi tutti promossi, se la sono cavata davvero molto bene. Sì, sì, veramente tutti bravi e veramente una cucina che deve essere valorizzata. Io ritengo che forse dobbiamo utilizzare queste esperienze per promuoverle all'interno dei nostri ristoranti, far sì che Paolo Minnucci si faccia portavoce di questa esperienza perché possa essere riportata lungo la costa, in montagna, nei vari locali come prodotti tipici del nostro territorio. Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale, o addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! A presidere la giuria questa sera Roberto Di Vincenzo, responsabile del ristorante La Casa del Pellegrino presso il Volto Santo di Manoppello, quindi un esperto dei fornelli. Come si sono comportati le casalinghe e i casalinghi questa sera? Ma sinceramente si sono comportati molto bene, perché i piatti della tradizione sinceramente ottimi. Dopo, nel contesto del locale bellissimo che ci siamo trovati, per me è un parere favorevole per loro. Ecco, primi e secondi piatti, anche un dolce a dire il vero in questa bella serata arricchita anche dai vini Marramiero, da tante altre prelibatezze del territorio. Ma c'è un piatto, chef o presidente che dir si voglia, che l'ha colpita in modo specifico? Sì, sicuramente la zucca con i fagioli è stata stupenda, sia la presentazione che il gusto che aveva.
Benissimo, io vorrei a questo punto allargare gli orizzonti. Abbiamo parlato di questa tappa del campionato della cucina per casalinghe qui al Castello Marcantonio, per un trofeo davvero molto importante che si assegnerà, perché chi vincerà rappresenterà Cepagati alla finalissima regionale del nostro concorso per il trofeo cardinale, lo vogliamo ricordare. Ecco, parliamo di questa bella realtà che lei guida a Manoppello presso il Volto Santo, la Casa del Pellegrino. Ce ne parli? Niente, è una struttura che purtroppo è stata abbandonata per tanti anni, noi stiamo cercando di risollevarla e l'abbiamo ripreso da poco tempo e cerchiamo di portarla avanti. Noi ci crediamo e cerchiamo di valorizzare anche il territorio, capito, dove ci troviamo. Che tipo di cucina proponete a Manoppello presso il Volto Santo? Sicuramente è una cucina tradizionale, perché è quello del luogo e quindi noi siamo molto consapevoli che la tradizione deve andare avanti in questo modo. Dopo ci aggiorniamo in base alle richieste, capito? Possiamo fare anche cucine internazionali, non ci sono problemi, quindi, però principalmente andiamo sul tradizionale. Anche perché i programmi regionali sono davvero molto ambiziosi? Beh, sicuramente, è una zona molto conosciuta, quindi noi ci aspettiamo tante persone, capito, che verranno a visitarlo e speriamo che vada tutto bene. Domenico Di Nucci, presidente dei cuochi dell'Alto Sangro e della Valle Peligna, una nuova associazione costituitasi da poco. Questa sera parliamo di cucina di casalinghe. Com'è andata qui a Cepagati? Benissimo, molto bene, anche perché i piatti sono stati fatti questa sera un po', si addice anche con l'ambiente in questo castello favoloso. Storico, ma bello, io l'avevo visto da fuori ma non da dentro, ma veramente eccezionale. I piatti veramente sono andati proprio, si addiceva proprio alla serata, al castello, al modo così. Poi che ti devo dire, io prendo molti spunti da questa kermesse che tu fai sempre con le catalinghe, perché ho dei ricordi, i profumi di questi piatti qua mi dà dei ricordi dell'infanzia, la fragranza dei piatti, i sapori di una volta, perché solo le massai ce lo so dare, no? E io veramente, ti dico sinceramente, tanti di questi piatti io li sto portando in giro in tutta Europa e sono piatti che ha successo, sono piatti che solo la casalinga riesce a fare, a me piace tantissimo. Anche stasera ho visto i piatti anche ben presentati, perché adesso forse la televisione un po' entra anche un po' nella mente della casalinga, però quello che è la cosa più bella è i sapori di questi piatti qua, e poi sono piatti che tu veramente lo puoi fare con pochissimi soldi. Dobbiamo dire bravi e grazie a queste donne che veramente ci dilettano ogni volta di qualcosa di buono, di qualcosa ci fa ricordare l'infanzia, che a me piace tantissimo. Risultati a parte, qual è stato il piatto che secondo lei ha superato tutte le aspettative? A me è piaciuto di tutti, però uno in particolare, questo tondino del Tavo, un sapore così delicato, abbinato così bene, sa, dolce il tondino, dolce la zucca, un sapore veramente particolare, era avere un connubio, veramente si gustava tutte e due, non è stato, per me è stato veramente fatto bene, 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 bene. Poi anche presentato bene, la fantasia, sa, questo pane incavato con quel peperoncino che pensavo bravissima, ha avuto una fantasia molto semplice e bella, proprio classico della casalinga. Ospite d'onore al Castello Marcantonio di Cepagati per il campionato della cucina, Rossano Cardinale, un imprenditore con la passione per la cucina tipica abruzzese. Intanto come si è trovato? Tanta allegria con i Zurbazoo, artisti al seguito, casalinghe agguerrite, una bella serata. Allora, sicuramente una bellissima serata, abbiamo gli Zurbazoo che animano, anche loro come le casalinghe riscoprono la musica semplice ma bella sempre da ascoltare e porta allegria. Per quanto riguarda la cucina, che dire, è la nostra passione, soprattutto quella casalinga, quella povera, quella fatta con amore, perché è la cosa più importante, poi la cucina è cuore. Quindi pensare a quello che si fa e gustarla. Per la cronaca ha vinto il piatto zucca e fagioli tondino del Tavo alla pignata della signora Maria Angelucci, ma secondo Rossano Cardinale in una gara come questa partono favoriti i primi o i secondi, o è del tutto indifferente? Allora, sicuramente diciamo che è del tutto indifferente, perché poi effettivamente il giudizio è quello del gusto, del sapore
dove si va ad apprezzare più di una particolarità, quindi è indifferente. Ma ai fornelli cosa fa la differenza? Lei se l'è mai chiesta nella realizzazione di un buon piatto? La fantasia, quindi l'originalità, la rivisitazione del piatto, l'attaccamento alle tradizioni, l'utilizzo di ingredienti freschi e genuini. Cosa fa la differenza? Se potesse dare un consiglio a queste casalinghe e a questi casalinghi. Allora, una delle cose fondamentali sicuramente sono gli alimenti, quelli che sono i prodotti freschi e genuini. Del resto, uno dei piatti particolari che ci insegna questa cosa è il pesce. Il pesce, se è fresco, se è buono il pescato, sicuramente con la semplicità è speciale. Ma la stessa cosa vale anche per tutti gli altri prodotti. Poi il gusto, l'amore che ci mette chi cucina, fa tantissimo ai fornelli. La rivisitazione sempre con prodotti tipici dà quel tocco di particolarità. Ma la cucina abruzzese, tanto rinomata oggi come oggi in tutto il mondo, cosa ha di speciale? Se lo potesse raccontare e descrivere ai nostri telespettatori. Cosa ha di speciale è un po' difficile. Sicuramente di speciale ha la nostra terra, quindi i prodotti che derivano dalla nostra terra, quindi di speciale c'è l'Abruzzo dentro. Essendo abruzzese, quindi abbiamo tanti piatti di successo, lo dobbiamo riconoscere. Ma secondo Rossano Cardinale c'è un piatto che meglio di ogni altro rappresenta l'identità della terra d'Abruzzo? Qual è? Mo mi metto in difficoltà, Paolo. Ce ne sono tanti. Sì. Uno su tutti. Ma io dico, sono buone le lasagne. Lei è un imprenditore di successo, ma ai fornelli come se la cava? Discretamente. Il piatto che prepara, che preferisce preparare, quando ha tempo? Ecco, quando ho tempo, perché questa è una cosa molto difficile. Uno, mi piace fare il sugo, e il sugo fatto con ore, quindi è molto difficile, quindi la maggior parte delle volte uso quello di mia mamma, che è una brava casalinga. Con tanto di trofeo, Maria Angelucci vince al Castello Marcantonio di Cepagatti il campionato della cucina per casalinghe con un piatto molto difficile ma prelibato, la zucca e fagioli tondino del tavo alla pignata. Come è fatto questo piatto? È vero che è stato davvero molto difficile prepararlo? Certo, perché sono stato vicino al cammino per 3 ore. Perché i fagioli vanno cotti piano piano, a temperatura, col fuoco sempre alla stessa maniera. E non ti dico che ci vuole la pazienza. Però i sacrifici sono stati ampiamente ripagati, perché all'unanimità lei ha avuto il massimo dei voti, signora. È contenta? Grazie, ringrazio tutti, la giuria, te particolare, tutti, sono felice. Questo successo a chi lo dedica, signora? Lo dedico a tutti quanti, alla famiglia, ai nipoti, anche se mi apprezzano poco, perché loro non capiscono queste tradizioni le portiamo avanti noi e lo capiscono questi uguali a noi, capito? Però sono felice di avere la famiglia, i nipoti, i figli, sono contenta. In bocca al lupo, signora! Grazie a tutti. La storia come si racconta, Assessore? La storia di una regione, di un territorio, si scrive anche con la cucina. Oltre ai libri della storia c'è anche la cucina, che rappresenta tutta una tradizione, e quindi io spero che nel futuro possa continuare questa bellissima esperienza. Finalmente, in Abruzzo, riprese e montaggio in Full HD. Il meglio del meglio con attrezzature altamente sofisticate e professionali. Registra in Full HD e approfitta ora delle condizioni particolarmente vantaggiose. Chiama subito Agenzia Promozione Spettacoli 337 91 71 11. La qualità dell'immagine ti aspetta. A Pescara, in Viale della Pineta 26,
T-Bone, ristorante e braceria, cucina tradizionale, antipasti e stuzzicheria a volontà, le migliori carni selezionate, argentina, chianina, angus irlandese, marchigiana, una preziosa carta dei vini e tante novità da non perdere. Eventi e ampi spazi a disposizione per momenti da ricordare. Ottimo rapporto qualità-prezzo. A pranzo e a cena non dimenticare. Il ristorante T-Bone ti aspetta in Viale della Pineta 26 a Pescara, zona stadio. Manamana. 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 Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale. O addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta!